Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La gioia di Juventus Udinese si è un po' affievolita, un po' scemata il giorno dopo, perché il giorno dopo ci sono un paio di notizie, una chiaramente vera purtroppo e una di cui si parla. Quella vera purtroppo è appunto la positività al Covid-19 di Alessandro che crea un ulteriore problema dietro in difesa, reparto Terzini e chiaramente questo valuteremo nel tempo come sarà la cosa, anche perché la gravità di questa positività non è soltanto la sua positività, quanto piuttosto la potenziale espansione di un focolaio che potrebbe portare ulteriori problemi, non solo in difesa, ma in generale nella squadra, tenendo conto che comunque alla fine i positivi che la Juventus ha avuto fino ad ora, dall'inizio della pandemia, nella speranza che abbiano trovato in qualche modo l'immunità, ancora a distanza di mesi, sono praticamente Dybala e basta, perché Rugani e Ronaldo e McKennie, ma Rugani e Matuidi non sono più dei nostri, quindi non fanno parte, della squadra. Vedremo un po' come si evolverà la cosa nei prossimi giorni. L'altra notizia, che chiaramente non è una notizia, cioè una voce che ci ha un po' scosso stamattina più o meno, stamattina intesa come oggi 4 gennaio, è voce intorno a Mary di Miral. Scosso, non è che, insomma, voglio dire, non è che un giocatore imprescindibile senza il quale moriremo tutti, però mi ha un po' lasciato stranito, un po' come è stata costruita questa voce, questa news di calciomercato, perché intanto è una news che arriva da lontano, da Turchia, che è stata rimbalzata anche abbastanza pesantemente in Italia, cioè non è che è stata un po' fatta scemare così come se fosse una delle tante cose che arriva dall'estero, no, è stata fatta passare come una cosa abbastanza affidabile, come una fonte abbastanza affidabile perché è vicino all'entourage, al giocatore, eccetera, eccetera. E quindi ci siamo un po' preoccupati, però non ho trovato veramente il senso logico di quanto si è detto. Cosa dice Demiral, a distanza di un anno e mezzo, che la Juventus avvertirebbe qualche malumore, non tanto perché si trovi male a Juventus, quanto perché in ottica dell'Europeo 2021 e oltre con la nazionale, chiaramente vuole in qualche modo giocare una squadra che gli permetta di avere minuti, minutaggio e non lo consideri qualcosa che non sia primario, principale. Stavo pensando però una cosa, ma la Juventus non è che non usi Pirlo, non è che non usi Demiral in quanto non all'altezza, in quanto non lo può giocare per scelte tecniche. Non lo sta usando in questi momenti perché è sempre rotto. Parliamoci chiaro, dopo l'infortunio dello scorso anno, che ricordiamo che lo scorso anno, prima dell'infortunio, che si infortunò appunto con la Roma, stessa partita in cui si infortunò per la prima volta Zaniolo, dei due infortuni quelli gravi, stava giocando molto molto bene con De Ligt, ricorderete. Poi che è successo? Poi chiaramente l'infortunio, la ripresa lenta, per propri motivi, parlavamo del crociato, e chiaramente negli ultimi tempi, dopo che è tornato dall'infortunio grosso, ha iniziato un po' a giocare anche. Grazie al fatto che la Juventus di Pirlo si è posizionata spesso con i tre difensori, quindi è successo che anche, in realtà anche lo stesso De Ligt è tornato più tardi per vedere l'infortunio alla spalla che sta recuperando, Bonucci ha avuto un piccolo infortunio e Danilo chiaramente era il terzo, ma con la divisa 3 più o meno sono girati abbastanza i giocatori. Poi nell'ultima parte di campionato abbiamo visto un De Ligt e Bonucci fissi sempre con un Danilo praticamente al 95% delle presenze. In questo del Demiral non c'è stato perché si è ancora rotto, anzi era reduce appunto un infortunio, tanto che ieri non ha giocato perché era reduce da un infortunio appena avuto a livello muscolare. Quindi mi fa un po' strano che solo perché c'è stata una panchina, la panchina contro l'Udinese e appunto la panchina per Demiral con 0 minuti in campo, mi fa strano che poi ci sia il giorno dopo una notizia che dice che Demiral è deluso da minutaggio, ma deluso in base a cosa? Cioè se è stato rotto, se si è rotto e non è colpa sua chiaramente neanche da Juventus, dove sarebbe la richiesta? Cioè io penso che Demiral adesso, ritrovando la forma, ritrovasse insomma la forma in queste giornate, anche con tanti problemi che abbiamo in difesa, io penso che giocherà, anzi che non sarà chiedine scavalcare Demiral, ma penso che Demiral, se integro, potrà avere più possibilità dello stesso Chiellini di giocare, perché Chiellini è comunque un giocatore che secondo me, speriamo per lui, anche per noi, si sia messo un po' in testa che non è più la prima scelta, però i motivi anagrafici e anche fisici. Certo, Demiral non è la persona più indicata a parlare di solidità fisica, però è anche vero che per un discorso anagrafico alla fine è un recupero molto più veloce, era già arruolabile ieri, e penso che se non giocherà col Milan, perché col Milan giocheranno quelli, vediamo anche intanto il discorso Covid come va avanti, ma comunque col Milan giocheranno quelli che hanno più minuti, più compattezza generale, però penso che la partita dopo contro il Sassuolo, se non sbaglio, secondo me Demiral potrebbe anche ritagliarsi, non dico una fetta, ma anche tutta la partita. Quindi questa voce qua di Demiral lontano, che avrebbe in qualche modo un po' storto il naso, richiesto, fatto capire che potrebbe, mi fa un po' strano. Chiaramente la Juventus, da quanto si dice, poi chiaramente prendiamo sempre tutto con le pinze, non è orientata a vendere il giocatore e a monetizzare su di lui, salvo cifre che chiaramente sparano alte,
che sicuramente non arriverebbero e quindi resisterebbe, salvo queste cifre, alle potenziali offerte, si dice, delle due delle spagnole, due spagnole principali, del Liverpool e così via. Veramente mi ha lasciato un po' stranito, volevo parlarne perché di tutte le notizie che prendono con le pinze, questo ha dato veramente molto risalto. Ci sono molti, molti link, ma dei media più o meno importanti, no? Anche insider e così via, che hanno dato risalto a questa notizia, quindi mi pareva anche logico capire che voi se la cosa sia verosimile, soprattutto se siete o meno d'accordo. Io penso che Demiral sia un ottimo difensore, che a differenza di Delict non ha quella maturazione, anche se è più giovane, è più vecchio di un anno di Delict. Però penso a un giocatore che in 3-4 anni può diventare un ottimo difensore, non dico all'altezza di Delict, però no, da Juventus. Ha dei piccoli limiti, anche dovuti un po' al, tecnicamente parlando, prima di tutto, ma anche un po' di irruenza, però è un giocatore molto molto forte, che ha carattere, che ha fisico, che ha anche un buon piede, che ha tutto ciò che deve avere un difensore anche moderno. Quindi è un giocatore che comunque per me farà strada. E io spero che la faccia con noi, perché parliamoci chiaro, Bonucci, che è integro, ma ne fa 34, fa pochissimo, Chiellini... Non vorrei neanche più considerare un giocatore Juventus, tecnicamente parlando, cioè bisogna già orientarsi al posto Chiellini, penso che possa essere appunto la coppia De Ligt-Bonucci, quindi De Ligt-Demiral, scusate, quindi veramente a me fa strano che un giocatore dopo un anno e mezzo, vissuto anche tra mille infortuni, perché di questo si tratta, inizi già a storcere il naso, non mi chiedo cosa, insomma, come possa essere possibile questa cosa qua. Quindi aspetto qui sotto i vostri commenti in merito a questa notizia, in merito a quello che è secondo voi il livello, l'utilizzo giusto da fare con Mary Demiral, il turco, così come lo chiamiamo. In realtà non lo chiamiamo il turco, però è il turco, quindi lo chiamiamo il turco. Forza, io come sempre, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo